Il derby dell'Angelini regala applausi al notaresco e fischi al Chieti che incassa il primo stop interno del campionato. Vittoria meritata quella dei ragazzi di Bruno che giocano un primo tempo attento e determinato mettendo le corde neroverdi incapaci di fare gioco e tirare in porta. E così, oltre al vantaggio di Belloni, peraltro viziato da un evidente controllo con un braccio, i ragazzi terribili di Mister Bruno sono stati pericolosi in altre occasioni con un marrancone in più. Notaresco superiore anche sotto il profilo dell'organizzazione e anche della determinazione vista in campo, proprio come si addice ad un derby. Viceversa, Chieti smarrito e capace di reagire solo nei primi 20 minuti della ripresa, trascinati da Fall, ma predicatore nel deserto. La sconfitta fa scivolare il Chieti al quarto posto, viceversa il Notaresco si accomoda in quinta posizione. Nel Chieti dal primo minuto il neoacquisto Vincenzo Gatto, l'uomo da cui si attende molto come costruzione del gioco ma che appena arrivato non poteva certo avere la bacchetta magica. Nel Chieti out Conson e Vesi, tutti disponibili nel Notaresco. Prima del match il comitato oltre il centenario ha premiato il campione di ciclismo Giulio Ciccone, teatino di Brecerola. La sintesi nelle immagini di Alberto Capo, dirige Daniele Aronne di Roma 1. Notaresco padrone del campo per 45 minuti, la sblocca al 17° con il suo bomber Belloni, lancio illuminante di Marrancone. Il giocatore è bravo a bruciare sul tempo Spinelli ma controlla con un braccio e poi batte Antignani. Per l'italo-argentino è il 6° centro. Il Chieti prova a rispondere con Fall che però non riesce a deviare per un soffio. 28° Notaresco vicino al raddoppio, Cipioni da pochi passi raccoglie un traversone basso, miracolo di Antignani. Il Chieti fatica tantissimo nel trovare i varchi giusti, ci riprova Falla al 31° senza fortuna. Dall'altra parte invece Marrancone non trova il tempo per la stoccata e l'azione sfuma. La prima frazione di gioco è tutta qui, ripresa nel Chieti dentro Marino, Bartoli e Mercuri con Salvatore che viene spostato in avanti. E sarà proprio il numero 99 a fornire l'assist vincente a Fall che di piatto gonfia la rete, segnando il suo 5° gol in campionato. Il Chieti prende campo e al 22° ancora Fall va vicinissimo al raddoppio. L'intervento di Curtosi è determinante. Cambi anche nel Notaresco, 26° Bonfiglio per Forcini e Formiconi per Ferri. La squadra di Bruno tiene alta la pressione sui portatori di palla del Chieti e al 34° viene premiata. Palla a Marrancone, il giocatore si accentra e lascia partire un tiro chirurgico che accarezza il palo ed entra in rete. Notaresco in festa, Chieti senza più energie. È in pieno recupero ancora straordinari per Antignani che salva su Tringali. A fine partita aspre contestazioni verso mister Chianese, oggi sostituito in panchina per la squalifica da Matteo Pizzi. La società riflette ma dà ancora fiducia al tecnico. Domenica prossima altro match interno contro il Real Monterotondo.